Vorrei fare alcune riflessioni partendo da un concetto che forse è poco usuale in campo demografico, ma che però può avere una sua originalità e un suo interesse, e cioè l'idea di misurare, di studiare una popolazione, di vederne l'evoluzione attraverso non tanto la sua storia, la sua composizione numerica, la struttura per età, quindi in un certo senso la storia del passato di una popolazione, ma riuscire a cogliere gli aspetti legati alle prospettive, al futuro, a quanti anni di vita, di vitalità, se vogliamo dire, ha dentro di sé una popolazione. Quindi l'idea è quella di fare un discorso che passa dagli anni vissuti, come tradizionalmente si usa fare, agli anni da vivere, a studiare gli anni da vivere in una popolazione. Direi che partiamo da una considerazione che credo sia abbastanza nota, e cioè di solito quando si studia una popolazione, si fa riferimento a quella che si chiama la piramide dell'età. La piramide dell'età è una distribuzione per età della popolazione, quindi sostanzialmente è un grafico che mette in evidenza, distinguendo maschi e femmine, il numero di persone che si trovano ad essere in un certo istante presenti nella popolazione in corrispondenza di ciascuna età. La piramide dell'età si chiama piramide semplicemente perché una volta nelle popolazioni tradizionali, classiche, beh, c'erano tanti bambini, poi via via sempre un po' meno adolescenti, meno giovani, meno adulti, pochi anziani. Quindi c'era una forma triangolare sostanzialmente a piramide. Oggigiorno le cose sono molto diverse, la piramide di oggi della popolazione italiana è una cosa strana, non è certamente un triangolo, ha un grosso rigonfiamento nella parte centrale intorno alla popolazione, che ha circa 50 anni, perché in qualche modo c'è un effetto che adesso vedremo che deriva dalla evoluzione nel tempo delle nascite. Comunque sia, la piramide racconta la storia degli italiani, la piramide della popolazione italiana. 60 milioni 245 mila residenti, quindi circa 100 generazioni che convivono, metà delle quali oggi ha almeno 47 anni e un quarto ne ha almeno 63. Se andassimo indietro a vedere la piramide del 1985, quindi diciamo una trentina di anni fa, beh, vediamo che il confine iniziale, quindi la distinzione tra metà e metà, tra più giovani e meno giovani, era 35 anni, oggi come ho detto è 47, e il quarto della popolazione più anziana aveva dai 54 anni in poi. Quindi è chiaro che è avvenuto un processo di invecchiamento che segna un cambiamento nella stessa popolazione. Ma come dicevo prima, quando andiamo a guardare la piramide ci chiediamo: ma come mai non è un triangolo? Come mai è fatta in questo modo? Beh, la spiegazione, la prima spiegazione la troviamo semplicemente nell'andare a vedere indietro nel tempo le nascite. E cioè, in poche parole, la struttura di una popolazione di oggi è semplicemente la fotografia che riflette una storia, che è la storia di quella popolazione rispetto alla natalità e anche, se vogliamo, a certi altri elementi come i movimenti migratori. Quindi, sostanzialmente, se noi mettiamo una sorta di in relazione la struttura per età di oggi e le nascite avvenute tempo fa, che so, i ventenni di oggi e le nascite di 20 anni fa, dovremmo trovare una certa corrispondenza. Cioè, diciamo che in un certo senso ci aspettiamo di trovare meno persone viventi oggi rispetto a quante ne sono nate. Questo in condizioni, diciamo, normali. Se nella popolazione italiana, vediamo che invece c'è anche un elemento aggiuntivo che crea in qualche modo disturbo, e che è l'effetto migratorio. Cioè, per esempio, noi ci troviamo che in tutta la fascia d'età oggi, che è, diciamo, intorno a non più di 50 anni circa, ci troviamo ad avere più persone viventi in Italia, residenti in Italia, di quante ne siano nate anni prima, corrispondenti generazioni, anni prima in Italia. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'è stato un contributo netto da parte del movimento migratorio che ha aggiunto popolazione nata altrove e poi è arrivata qui. Questo è un altro elemento che naturalmente cambia la struttura della popolazione, cambia la piramide e quindi cambia la storia che in qualche modo noi dalla piramide andiamo a cogliere. Se dovessimo andare a vedere anche qui ancora una riflessione sul passato, come sono cambiate nel tempo le piramidi, come è cambiata nel tempo la storia della popolazione, direi che vengono fuori delle cose estremamente interessanti e eloquenti rispetto ad una visione di cambiamento particolarmente importante. Giusto per dare qualche numero, negli anni 50, no, quindi andiamo indietro di più o meno 60 anni,
In Italia c'erano due nati per ogni morto, c'erano 880.000 nati a fronte di 440.000 morti, 1954. Nel 2019, quindi l'ultimo bilancio demografico che abbiamo fatto, abbiamo due nati per ogni tre morti, quindi da due nati a ogni morto, quindi 2 a 1, siamo passati a 2 a 3. Ora, è chiaro che questo è un profondo cambiamento, così come un profondo cambiamento c'è nell'età media, no? L'età media era 32 anni nel 54 e 46 anni nel 2019. Se vogliamo, mettendo insieme anche la dimensione, la popolazione allora era 48 milioni, oggi è 60, se mettiamo insieme l'età e la consistenza numerica della popolazione, abbiamo un'informazione che è appunto quella degli anni vissuti, cioè complessivamente nel 1954 gli italiani tutti insieme avevano vissuto 1,5 miliardi di anni, quindi avevano una storia che vuol dire maturità, esperienza, conoscenze acquisite nel tempo, complessivamente che si può riassumere appunto in 1,5 miliardi di anni. Oggi siamo a 2,7 miliardi di anni vissuti, di storia, quindi di esperienza. Ecco, questo però è ancora la demografia classica, cioè quella raccontiamo com'è fatta, come si è costruita una popolazione in termini numerici, in termini di struttura. E quali sono gli eventi che in qualche modo nel tempo hanno determinato questa sua costruzione. Però proviamo a cambiare orizzonte, cioè proviamo a spostarci da un raccontare il passato, come dicevo all'inizio, a raccontare il futuro, cioè cercare di cogliere non gli anni vissuti, ma gli anni da vivere, eh? Gli anni da vivere. Allora, questo in qualche modo ci porta ad inserire, ad introdurre un concetto nuovo, cioè il patrimonio demografico di una popolazione. Cosa vuol dire? Beh, una popolazione può avere una grande vitalità o meno in relazione a quella che è la sua struttura, quello che è il suo patrimonio demografico. Cosa si intende per patrimonio demografico? Vuol dire che se noi considerate l'età delle persone che vivono in una certa popolazione, distinguendo tra maschi e femmine, tenuto conto della quella che si chiama la speranza di vita, l'aspettativa di vita, cioè una persona di una certa età ha mediamente davanti a sé un'attesa di un certo numero di anni. Ebbene, se noi facessimo questo conto un po' così, magari originale, del prendere tutte le persone, vedere ciascuna di queste quanti anni di vita ha potenzialmente in media, in termini di valore atteso, davanti a sé, poi facciamo la somma, ecco, quella cosa lì si chiama, a mio parere, si può chiamare patrimonio demografico, cioè la ricchezza in anni di futuro che quella popolazione possiede. Ora, dire che un anno di futuro sia una ricchezza credo che sia una cosa abbastanza banale, cioè tutti noi sappiamo benissimo che avere un anno in più di vita, beh, è ovviamente un valore, cioè è un bene che ha anche un valore, se potessimo, un valore di natura monetaria. Quindi chiamare patrimonio questo insieme di anni che costituiscono il futuro atteso da una popolazione, io credo che sia assolutamente, assolutamente legittimo. Allora, proviamo a ragionare e a fare qualche calcolo su questo benedetto patrimonio demografico. Intanto, questo patrimonio cambia nel tempo, no? Perché? Perché cambia la popolazione come numero, perché cambia come struttura per età, quindi come diversa attesa in termini di speranza di vita, perché cambia nel tempo rispetto alla speranza di vita stessa. Cioè è chiaro che negli anni 50 una persona di 80 anni aveva una certa attesa di vita che sicuramente era più bassa rispetto ad oggi per una persona di 80 anni. Quindi è evidente che tutti questi fattori in qualche modo modificano questo patrimonio e lo rendono via via sempre più ricco. Per dare un'idea, al 1 gennaio del 55, quindi ancora una volta 60 anni fa circa, dico 60 anni perché mi piace questo salto di due generazioni, no? Di solito tra genitori e figli ci sono mediamente 30 anni di differenza. Ebbene, in questo caso noi stiamo parlando negli anni 50, metà anni 50, di una Italia che era quella in qualche modo dei nonni rispetto ai figli di oggi. Ebbene, allora, quindi 1955, popolazione italiana 1 gennaio, il patrimonio demografico era di circa 1 miliardo, 2 miliardi. 1,980 milioni di anni vita. Quindi gli italiani di allora nel complesso avevano davanti a sé circa 2 milioni di anni di vita. Oggi siamo a 2 miliardi e 4, scusa, circa 2 milioni allora, 2 miliardi allora, 2 miliardi e 4 oggi.
se vogliamo avere un altro elemento di riferimento, se negli anni 50 confrontavamo gli anni vissuti e gli anni da vivere, quindi mediamente un italiano di allora aveva vissuto 33 anni, quindi l'età media di allora, e aveva mediamente davanti a sé 41 anni, quindi in un percorso di vita la strada percorsa era inferiore, mediamente, alla strada ancora da percorrere. Oggi invece la composizione è 46 anni vissuti, quindi età media, e 39 anni da vivere. Questo non è indifferente, perché in una popolazione, o meglio, una popolazione che rispetto a ciò che ha passato, che ha vissuto, ha davanti a sé un percorso ancora lungo, è una popolazione che è molto più propensa a investire nel proprio futuro, ad attivarsi, a fare sacrifici, a rimboccarsi le maniche, a fare tutte quelle cose che in qualche modo aiutano ad essere, più produttivi e quindi in qualche modo a creare maggior benessere. Non è un caso che negli anni 50, per altri motivi se vogliamo, c'era il PIL a due cifre, c'era la ricostruzione, c'era una vitalità nella popolazione che forse oggi è un pochino più pacata. La piramide di oggi ho detto che ci porta a dire che il patrimonio demografico della popolazione italiana è di 2 miliardi e 400 milioni di anni vita. Possiamo fare anche un passaggio ulteriore, cioè scomporre questo patrimonio, questi 2 miliardi e 400 milioni di anni, nelle stagioni dell'esistenza, cioè quanti di questi anni la popolazione italiana li passerà formandosi, cioè studiando, in età in cui si studia, se vogliamo, quanti lavorando, cioè in età in cui si è produttivi, e quanti invece riposando in età da pensionamento. Ebbene, questo 2 miliardi e 400 milioni di anni si scompongono in circa 1 miliardo e 3 al lavoro, in circa 1 miliardo in pensione e in 100 milioni circa in età da formazione. Quindi noi siamo in grado con questa operazione di costruzione del patrimonio demografico anche di capire non solo quanti anni spettano al totale della popolazione, ma anche questi anni come verranno spesi e se vogliamo può essere utile in questo senso capire una qualche relazione tra gli anni, il potenziale di produttività che una popolazione contiene e naturalmente il potenziale di pensionamento che ha una popolazione dentro. Cioè è chiaro che gli equilibri di welfare dipendono anche da questa cosa e quindi in un certo senso la possibilità, la credibilità in termini anche di economica che una popolazione viene ad acquisire dipende anche da che prospettive ha da questo punto di vista. Se andiamo a vedere il patrimonio demografico ragionando per le diverse generazioni, sarebbe interessante, per esempio, vedere i giovani di oggi, no? I giovani che oggi hanno dai 18 ai 24 anni. Ebbene, questi hanno vissuto per 80 milioni di anni, sono circa oggi questi giovani sono 4 milioni complessivamente. La loro esperienza, la loro vita fino ad oggi è nell'ordine di 89-90 milioni. Hanno davanti a sé 250 milioni di vita. I loro nonni, al contrario, persone, generazione nata nel 35-41, quindi persone di 78-84 anni, che in un certo senso, più o meno possiamo immaginare siano i loro nonni, hanno già vissuto 270 milioni di anni e ne hanno davanti circa 30 milioni. Per i loro genitori siamo a 350 contro 250, quindi più o meno c'è ancora una situazione di equilibrio. Quindi, come si vede, adesso senza voler esagerare, però questo tipo di approccio consente di cogliere, di specificare anche il diverso rapporto, le diverse prospettive che nel gioco del anni vissuti, quindi in qualche modo esperienza e formazione, anni da vivere, quindi capacità di investire nel proprio futuro, questo tipo di differenza che esiste all'interno delle diverse generazioni. Il patrimonio demografico però non è fisso, cioè cambia in continuazione perché la popolazione cambia in continuazione. Quindi se io prendo la popolazione italiana al 1° gennaio del 2020 e poi prendo la popolazione italiana al 1° luglio del 2020, nella sua consistenza numerica e struttura, evidentemente ho due situazioni non decisamente diverse, però ovviamente diverse. E l'essere diverse fa sì che il patrimonio stesso si modifichi. Allora, noi possiamo immaginare, ma l'abbiamo anche detto, che nel corso del tempo il patrimonio vada cambiando in termini di numeri. E
E se la domanda è, dice, ma quali sono i fattori che ne determinano il cambiamento? Ecco, allora questo ci porta a immaginare un processo che è quello della creazione di anni di futuro e della perdita consumo di anni di futuro. Cioè, in realtà nella popolazione c'è costantemente questo processo, cioè tutte le volte che nasce un bambino, questo bambino entra nella popolazione e regala alla popolazione presso cui è arrivato, diciamo, circa 80-85 anni di futuro come valore atteso. Tutte le volte che muore una persona, e ovviamente dipende dall'età di questa persona, quella popolazione perde degli anni di futuro. Tutte le volte che arriva un immigrato o che si ha un emigrato, anche qui si aggiungono anni portati dall'immigrato, si perdono anni portati da chi emigra. Non solo, ma la popolazione istante dopo istante vive e come una candela brucia una parte di se stessa, cioè brucia una parte del proprio vita residua. Quindi c'è un consumo che avviene anche vivendo, semplicemente vivendo. Ebbene, questi elementi, il contributo delle nascite, il contributo, diciamo pure netto, dell'emigrazione, la quantità di anni che vengono consumati vivendo, ecco, tutto questo si può contabilizzare. E quindi in qualche modo è ciò che determina la variazione del patrimonio di una popolazione. Mi spiego. Nel 2019, bilancio anno Italia 2019, il patrimonio demografico della popolazione italiana è diminuito di 19,7 milioni di anni vita. Quindi abbiamo perso patrimonio demografico. Allora la domanda è, diciamo, perché lo abbiamo perso? La risposta è, abbiamo avuto questi elementi, abbiamo avuto 34 milioni di anni vita portati dai neonati, abbiamo avuto 5 milioni portati dal saldo netto migratorio, perché siamo ancora un paese di immigrazione. Abbiamo perso 6 milioni di anni per effetto delle morti e ne abbiamo consumati 53 milioni. 53 milioni consumati dalla popolazione che vivendo ha consumato una parte della propria vita residua. Mettendo insieme questi elementi, il conteggio finale è di circa 20 milioni in meno. Anche qui, per aggiungere già il concetto di patrimonio demografico, un altro concetto un pochino originale, potremmo addirittura parlare di una sorta di PIL demografico, cioè trasformare gli anni in un prodotto che viene costruito, che viene prodotto e che poi viene distribuito e in qualche modo viene consumato. Ebbene, in termini netti, il PIL, chiamiamolo così, dell'anno 2019 è negativo di 19 milioni, più consumo e più perdita di quanto sia l'arrivo. Se andassimo indietro nel tempo, quindi lo stesso calcolo, lo stesso gioco riferito, che ne so, agli anni 80, metà degli anni 80, beh, anche lì eravamo sul negativo solo per 13 milioni. E se andiamo indietro negli anni 50, beh, lì il PIL era positivo per 7 milioni di anni, cioè nel senso che, per capire, il contributo delle nascite allora era 57 milioni di anni vita, oggi, come ho detto prima, è stato nel 2019 di 34 milioni di anni vita. Ecco. Questo per dare un'idea di un modo appunto un po' diverso con cui leggere, interpretare le dinamiche demografiche e cogliere le evoluzioni e la vitalità, se vogliamo, di una popolazione. Allora, giusto per chiudere con quello che poi è il tema centrale del nostro tempo, cioè se ci organizziamo con un approccio di questo tipo e andiamo a prendere ciò che sta succedendo, cioè l'effetto Covid, no? Allora, una delle domande è, dice, ma ciò che è successo in questi mesi, da questo punto di vista, con questa logica, con questo approccio, che conseguenze può avere? Cioè, che tipo di variazioni può determinare, può aver determinato e potrà determinare nel patrimonio demografico il passaggio del Covid? Bene, diciamo che delle tre componenti di cui parlavo poc'anzi, cioè nascite, morti e migrazioni, beh, quella forse meno controllabile. Quindi in realtà non siamo in grado di capire quale sia stato, quale sarà l'effetto Covid e quella dell'immigrazione. Cioè è probabile che le migrazioni rallentino quantomeno i flussi tradizionali migratori, cioè gli italiani, i giovani, soprattutto gli italiani che andavano all'estero, gli immigrati da lavoro che regolarmente, secondo i canali tradizionali, entravano in Italia. Cioè la mobilità si è indubbiamente ridimensionata per effetto di una serie di restrizioni. Però quello che interessa di più e che riusciamo più a cogliere in termini statistici
l'effetto Covid in termini di natalità e di mortalità. Ebbene, no, come dicevo prima, le componenti che fanno il PIL demografico e quindi in qualche modo modificano il patrimonio demografico sono soprattutto anche queste due. Allora, sul fronte delle nascite, sulla natalità, teniamo presente che ogni nato in meno o in più vuole dire 82,4, se vogliamo essere precisi, anni vita secondo le condizioni del momento. Quindi l'aspettativa di vita che un neonato si porta con sé nel momento in cui entra in una popolazione. Allora, l'effetto Covid, secondo le stime che sono state fatte presso Istat, nel 2020 sarebbe tutto sommato non esagerato, però comunque si perderebbero circa 12.000 nascite. Quindi vuol dire che già partiamo da 420.000 nati, quelli del 2019, e se ne togliamo altri 12.000 che sono legati ai condizionamenti che derivano dalla paura che in qualche modo si è creata e anche dalle difficoltà di ordine economico, il lavoro, piuttosto che il reddito che derivano da quanto stiamo vivendo, vuol dire 12.000 nati in meno. 12.000 nati in meno a 82 anni di aspettative di vita per ogni nato vuol dire perdere, in termini di patrimonio, 1 milione di anni vita. Questo vale per il 2020. È possibile che l'effetto legato più alla difficoltà e alla paura, che in termini pratici nel 2020 si potrà manifestare solo con le nascite di dicembre, perché solo a dicembre ci saranno 9 mesi dopo la comparsa di Covid in maniera seria, ma naturalmente l'effetto potrebbe protrarsi nel 2021, quindi nelle nascite di gennaio, febbraio, marzo, aprile del 21, potrebbe esserci ancora uno strascico di questo tipo di paura che certamente si era diffusa nelle coppie. Allora, mettendo insieme quello e i soliti effetti di natura anche economica e occupazionale, possiamo immaginare che nel 21 ci saranno circa 27.000 nati in meno. Ancora una volta, trasformandoli attraverso gli 82 anni di aspettativa di vita, arriviamo a perdere altri 2 milioni e 200 mila anni vita nel patrimonio demografico. E questo è un primo effetto legato alle nascite. Un secondo effetto è quello delle morti. Allora, la mortalità, secondo le nostre stime, la mortalità non è altissima, non, diciamo che al momento si conteggiano circa 40.000 morti in forma diretta, ma insomma dovessimo fare, immaginare un bilancio complessivo, anche qui Istat ha fatto dei conti, si arriva a stabilire che la stima complessiva dell'aumento di mortalità imputabile all'effetto Covid potrebbe andare dai 48.000, diciamo, morti ai 78.000. Secondo due diverse ipotesi. Una è che abbiamo superato la bufera e le cose si sistemano e non c'è un grande effetto ritorno. La seconda è che ci potrà essere un effetto ritorno nella parte nel periodo autunnale, però tutto sommato molto più contenuto rispetto a quanto è stato nella primavera. In ogni caso, nelle due situazioni noi perderemmo in termini di effetto di anni vita persi per morte circa 500.000, 600.000 a seconda dei casi. Anni vita nel patrimonio demografico. Quello che semmai dobbiamo mettere in considerazione, tenere in considerazione, è che se passata la bufera tutto torna come prima, il problema non esiste o comunque si ridimensiona. Se però dovessimo il modello di mortalità di sopravvivenza che abbiamo sperimentato nell'anno, nel periodo in cui si è verificato Covid, dovesse diventare una sorta di regola nella tavola di mortalità della popolazione italiana, allora alla fine la perdita complessiva di questo cambiamento vorrebbe dire 34 milioni di anni vita persi nel caso più positivo o 53 milioni nel caso meno positivo. E quindi, in poche parole, vuol dire tornare a livelli, direi, di una quindicina di anni fa come livello di sopravvivenza. Per concludere, diciamo che se adottiamo questo tipo di approccio e vogliamo valutare la realtà che si è verificata attraverso il Covid, anche da questo punto di vista, noi possiamo dire che l'effetto Covid sul patrimonio demografico della popolazione italiana è di circa 1,5 milioni di anni persi, di cui 2/3 per minore nascite e 1/3 per effetto mortalità. Quello che bisognerebbe assolutamente evitare, però, quindi il discorso è torniamo il più in fretta possibile alla situazione precedente, è che ciò che è avvenuto, soprattutto sul fronte della sopravvivenza, diventi invece qualcosa di acquisito in via quasi definitiva e quindi questo che poi si trasformi in un nuovo modello di mortalità o di sopravvivenza
E che naturalmente questo avrebbe un effetto sul patrimonio demografico decisamente molto più consistente. Quindi, per concludere, io credo che sono delle riflessioni, se vogliamo, un po' fuori dalle righe rispetto a quello che è l'approccio tradizionale alla demografia, però è un modo di vedere, di leggere i dati demografici che ci allarga l'orizzonte delle conoscenze, ci apre una prospettiva di lettura del futuro di una popolazione e della valutazione di una popolazione anche rispetto a questi aspetti, che in qualche modo potrebbe avere un suo interesse.